Nome e cognome. Ciao, James Toseland. Ayrton Badovini. Anni? Ho quasi 22 anni. 24. Luogo di nascita? Biella. A Doncaster, in Inghilterra. Dove vivi? Vivo sull'isola di Man, da 6 anni. Vicino a Imola, è un piccolo paese. Numero di gara? Corro con il 52. 86. Da quanti anni corri? Sono un pilota professionista da 15 anni. Parecchi. Ho cominciato con le mini moto, adesso sono un bel po' di anni che finalmente sono nel circus di quelli importanti. Vittorie? 2 volte campione del mondo, ma aspiro risultati migliori. Qualcuna le ho ottenute, specialmente lo scorso anno, però dai, ne punto ancora di farne più di quelle che ho fatto. Di chi è la colpa se oggi vai in moto? La persona che mi ha avvicinato a questo mondo è il compagno di mia mamma. Mia, dei miei genitori, un po' di tutti, è un vizio di famiglia. Se non facessi il pilota, cosa faresti? Se non fossi pilota avrei suonato il pianoforte, ma spero di poter suonare dopo la carriera. Fortunatamente faccio il pilota, altrimenti mi toccherebbe studiare. Qual è la cosa più pericolosa che hai fatto? Il mio mestiere. In passato ho fatto arrabbiare mia mamma. Qual è la cosa più stupida che hai fatto? Aver scelto di fare questo mestiere. Probabilmente 3 settimane fa. Sono caduto durante le prove di Aragona. Questo è il risultato. La tua prima moto? La mia prima moto è stata una mini moto, avuta a Natale grazie a Babbo Natale. La mia prima moto è stata una Yamaha Dateal. La tua prima gara è con quale moto? Le prime gare sono state sempre con le mini moto, ma diciamo che la prima gara con le ruote alte è stata con l'Aprilia 125. Ho iniziato a correre nel trial e le mie prime gare risalgono al 1992 con la Yamaha. Prima gara vinta. La prima vera vittoria è arrivata, a parte le mini moto, è arrivata col Ducati 748 in un trofeo. Avevo 16 anni, è stata la prima gara, diciamo, titolata con moto grandi. Ho conquistato la prima vittoria nel 95 sul circuito Three Sisters a Wigan, in Inghilterra. Ci puoi spiegare il concetto di velocità? La velocità per noi è un pochettino l'anima, quello che ci fa vivere, tutto quello che ci circonda. Siamo abituati a vivere veloci, i nostri ritmi sono veloci, però diciamo che il concetto di velocità è quando quello che è attorno a noi è più lento di noi. È difficile da spiegare, so solo che così si accelera e così si rallenta. Ci si abitua alla velocità? Sì, ci si abitua e questo è un problema perché spesso non ci si rende conto della velocità che si fa e quindi del pericolo che si incombe. Via via passi a moto più veloce, hai persone che corrono alla tua velocità, perciò non ti rendi conto di quanto veloce vai. In pista sembra di correre di meno rispetto a quando si è in strada. In pista conta di più la razionalità o il coraggio? È chiaro che ci va coscienza, ci va coraggio. Tante volte veramente bisogna sperare che tutto vada come si deve. Prima di tutto per correre deve avere la passione. Ciò non toglie che bisogna concentrarsi su tantissimi aspetti. Ovviamente sono in gioco velocità elevate, quindi frenare, superare, tutto in gara richiede un alto livello di concentrazione. Quali sono i tuoi riti, le tue manie prima della gara? Diciamo che forse per una formalità di rispetto passo sempre dietro la moto e mai davanti. In realtà non sono superstizioso, però tendo a indossare tutto sulla destra. Prima il guanto destro, il calzino destro, prima sempre quello che va sul lato destro del corpo. Come fai a non distrarti prima della gara con le ragazze con l'ombrello? È facilissimo, la mia ragazza mi tiene l'ombrello, quindi mi tiene sotto bacchetta, perciò per me è facile. Però a parte questo, dai, riesco a tenere molto concentrazione perché in griglia di partenza guardo avanti e penso che siano solo io la moto e l'asfalto. Non è mai facile con le ragazze, le italiane sono tra le donne più belle del mondo e a volte è dura rimanere concentrati. Quante ragazze hai avuto perché sei un pilota? 0, perché le ho sempre cercate al di fuori, cerco sempre delle realtà un po' più concrete e fortunatamente ho trovato una ragazza al di fuori del mestiere che faccio. È capitato un po' di volte, ma solo se vinci. Quando vinco ho molto successo con le donne. Sono più importanti le moto o le donne? Tutti e due, la moto di giorno, la donna di notte. Senza le moto non ci sarebbero tante ragazze, perciò al primo posto metto le moto. Qual è la tua moto preferita? La mia moto preferita sarà la S1000RR della BMW. BMW S1000RR. Il tuo circuito preferito? Sono 2, uno è Brands Hatch in Inghilterra, l'altro è Phillip Island in Australia. Tutti i circuiti, però mi piace la velocità, quindi Monza. Il tuo compagno di team preferito? Mi sono trovato molto bene con Neil Hodgson nel 2001 e nel 2002. È un compagno forte, però che riesco a battere. Qual è il pilota più antipatico? Dopo quello che Casey Stoner ha detto sull'ambizione e il talento di Valentino, Casey non mi sta più tanto simpatico. Quelli più veloci di me.
Ciao ragazzi, divertitevi e ci vediamo a Monza. E incrociamo le dita.